Nel tentativo di adattare per il cinema un romanzo caposaldo della letteratura di fantascienza, può un regista di talento riuscire a imporre la propria visione artistica, rimanendo però fedele al materiale originale e creando al tempo stesso un colossal godibile dal grande pubblico? A questa domanda prova a rispondere Denis Villeneuve, regista e sceneggiatore di Dune, trasposizione cinematografica dell'omonimo romanzo scritto da Frank Herbert nel 1965, che ispirò tra gli altri il regista George Lucas per la creazione dell'universo narrativo di Star Wars. Anno 10.191. Il casato degli Atreides, guidato dal carismatico Duca Leto, accetta l'ordine imperiale di gestire l'inospitale pianeta Arrakis, altresì noto come Dune, un'arida distesa desertica popolata da giganteschi vermi delle sabbie e fonte della sostanza più potente dell'universo, la spezia. Quella che però sembra un'opportunità più unica che rara per dare prestigio al proprio casato, si trasforma presto in una trappola ordita dal feroce popolo degli Harkonnen, che sotto la guida dello spietato barone Vladimir trama di annientare gli Atreides, riconquistare il controllo di Arrakis e ottenere profitto dall'estrazione della spezia. In questo intricato gioco di potere, denso di tradimenti e inganni, il giovane Paul, principe ed erede al trono degli Atreides, comincia ad avere oscure visioni sul pianeta Arrakis e i suoi misteriosi abitanti, i Fremen, sviluppando pian piano alcuni poteri sovrannaturali ereditati dalla madre, Lady Jessica, appartenente alla potente sorellanza esoterica delle Bene Gesserit. Quello girato da Villeneuve è un adattamento che sembra aver imparato le lezioni delle precedenti trasposizioni del romanzo di Herbert. Il primo film, del 1984, diretto da David Lynch, soffriva di una narrazione a dir poco farraginosa e non riusciva a sbrogliare e semplificare la complicata matassa che costituisce la trama originale, mentre la miniserie televisiva del 2000, per quanto fedele al materiale di origine, evidenziava un comparto tecnico dagli standard qualitativi piuttosto bassi. Il nuovo Dune, invece, evita intelligentemente di intricarsi in una serie di lunghi spiegoni necessari per introdurre il mondo e la mitologia di Dune, e più che dalla sostanza, riparte dalla forma, da una messa in scena mozzafiato, avvolgente, monumentale per la sua quantità di dettagli. Uno storytelling che, sulla scia di quanto già fatto dal regista con Blade Runner 2049, abbraccia appieno il principio dello show don't tell. Sono le immagini a parlare, riducendo all'osso i dialoghi, semplificando il conflitto e caricando sulle spalle di un cast stellare l'onere di evocare una vasta gamma di emozioni, soprattutto nelle scene in cui gli sguardi e i silenzi dicono più di 1.000 parole. Dune è un quadro dipinto ad arte per creare un'esperienza audiovisiva che sia la più immersiva possibile. I costumi e i set, dal design ispirato e funzionale, garantiscono già da soli un'impronta definita a luoghi e personaggi. La fotografia, che riflette i conflitti interiori ed esteriori, passando dalle sfarzose camere degli Atreides alle distese del deserto di Arrakis, si adatta all'ambiente circostante, a paesaggi imponenti che sovrastano ogni elemento sullo schermo, catturando l'attenzione e diventando parte integrante fondamentale della storia. La narrazione mantiene un passo tanto flemmatico quanto inesorabile ed equilibrato, una quiete prima di una tempesta sottolineata dalla pomposa colonna sonora di Hans Zimmer, che miscela nenie cerimoniali assordanti, tamburi potenti e cadenzati, fino ad esplodere in un tripudio di sonorità rock e musica elettronica. Una riduzione cinematografica che, a differenza di tanti altri blockbuster commerciali tratti da opere letterarie, dimostra una forte impronta autoriale nel tentativo di conferire un'aura di epicità pop alla storia e rendere comunque accessibile e godibile al grande pubblico una trama densa di simbolismi, filosofia e politica. Il tutto però rimanendo fedele al materiale originale, non tanto nelle citazioni alla lettera di frasi o momenti iconici del libro o nella rappresentazione di elementi estetici come le tute di o gli ornitotteri, quanto nel mantenimento dello stesso spirito, del cuore di Dune. Ma proprio nell'ambizione di mostrare l'essenza di Dune e riportare pedissequamente eventi e personaggi principali di una parte del primo libro, il film lascia il fianco scoperto per quanto riguarda la sceneggiatura e l'approfondimento psicologico di più di un protagonista appartenente alle varie fazioni in conflitto.
perché laddove non riesce ad arrivare la presenza scenica e la bravura di attori come Oscar Isaac, Stellan Skarsgård o Josh Brolin, si avverte la mancanza di sequenze più empatiche che, oltre a spezzare il ritmo lento e sinuoso del lungometraggio, potevano fornire qualche motivazione in più dietro i desideri dei personaggi e mettere luce sulle oscure relazioni interpersonali che li legano. Invece, ad eccezione di Paul Atreides e Lady Jessica, interpretati rispettivamente da Timothée Chalamet e Rebecca Ferguson, gran parte del cast sembra un po' sprecato per una serie di ruoli che hanno tanto le sembianze di pedine vittime di eventi. C'è da aggiungere che questa penuria di confini definiti riguarda anche i limiti e il ruolo della magia all'interno di Dune. Fino a dove si possono spingere i poteri di preveggenza di Paul? Quanta influenza hanno le Bene Gesserit, di cui fa parte anche Lady Jessica, all'interno del Consiglio Imperiale? E perché queste hanno ordito per anni un programma genetico in grado di generare il Kwisatz Haderach, l'essere supremo in grado di piegare il tempo e lo spazio? Sono solo alcune delle domande che uno spettatore frastornato e che non ha mai letto i libri potrebbe porsi sulla mitologia qui presente. Ma la verità è che stiamo parlando di una riduzione cinematografica che, appropriandosi di una connotazione seriale, adatta solo la prima metà del primo libro del ciclo di Dune, limitandosi quindi a gettare le basi essenziali del suo universo narrativo, come se fosse l'epica prima stagione di una serie TV sci-fi ad alto budget. Una scelta tutto sommato rischiosa, quella di preparare il campo per un'ipotetica parte 2 di Dune, in grado di fornire tutte le risposte e ricomporre le tessere del mosaico fin qui assemblato, tanto che il terzo atto della pellicola rallenta drasticamente di ritmo, impantanandosi in una situazione di stallo che solo apparentemente si conclude con un finale anticlimatico. Solo apparentemente perché, senza fare spoiler, l'epilogo del film, per quanto improvviso, coincide nella sua solennità con l'inizio della fine dell'arco evolutivo di Paul Atreides, il vero protagonista della saga, ottimamente interpretato da Timothée Chalamet. Un personaggio che, da principe spocchioso, troppo sicuro di sé e quasi indifferente alle antiche profezie, si ritrova catapultato in un mondo ostile che non lascia scampo, che lo rende insignificante e lo pone di fronte ad una scelta che deciderà il suo destino: scappare via o abbracciare la via del deserto. Riuscendo nell'impresa di adattare abbastanza fedelmente un'opera letteraria complessa come quella scritta da Herbert, il Dune di Villeneuve è un'inedita e coraggiosa commistione tra cinema d'autore e colossal di fantascienza, sostenuta da una rappresentazione visiva tecnicamente sontuosa che merita assolutamente la visione al cinema sullo schermo più grande possibile. Certo, una direzione artistica così improntata sulla narrazione per immagini e dal ritmo non proprio frenetico potrebbe non incontrare il gusto di quella fetta di pubblico generalista che preferisce un intrattenimento più leggero e immediato. E considerando l'incertezza di un effettivo successo commerciale della pellicola, rimane quanto mai discutibile la scelta di suddividere l'opera in due parti, soprattutto considerato che ciò non ha evitato la mancanza di un'approfondita caratterizzazione di alcuni elementi dell'universo narrativo di origine.